Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial su FIFA 23 su come risolvere l'errore all'avvio sia su Steam che Electronic Arts. Quindi in questo caso, prima di iniziare, ti consiglio di iscriverti al canale e di attivare la campanella e di lasciare un like. Come primo metodo, andremo direttamente a disattivare l'antivirus perché in questo caso l'antivirus disattiva ed blocca un file che si trova dentro FIFA 23 per sbaglio, quindi certe volte lo fanno sempre, ma non solo su FIFA 23, ma anche su altri giochi. Quindi in questo caso andiamo un attimo sul nostro antivirus, io ad esempio gioco Avast. Se vado su controllo protezione di Avast, faccio disabilita per 10 minuti, un'ora e tempo tanto per avviare FIFA 23, quindi disabilita per 10 minuti e avvio FIFA 23. Quindi, se avete solamente Windows Defender, andiamo su, se ricordo, era Windows Firewall, quindi Defender Firewall. Eccolo qua, ed da qui possiamo disattivare il nostro antivirus. Quindi andiamo su azione, proprietà, e qui profilo di dominio, privato, pubblico, e da qui potete disattivare il vostro antivirus. Attivato, mettete disattivato e fate applica. Una volta messo su applica, fate ok e chiudete. Come secondo metodo andiamo su tasto Windows più R, quindi dobbiamo aprire la schedina esegui, scrivere % local appdata %. Se avete problemi con i tasti potete anche digitarlo qua, esegui. Scrivete % local appdata %. E andiamo su ok. Ingrandiamo un po', scendiamo fino a giù fino a trovare la cartella EA desktop che ha solamente cache, quindi la cancello. Cancello la cartella Electronic Arts. Cancello la cartella Origin. E cancello la cartella, un attimo che chiudo Steam. Abbiamo chiuso Steam. Andiamo a cancellare la cartella Steam. E poi su temp vanno cancellati tutti questi file se il sistema te lo permette. Ok, mi ha cancellato solamente poche cose. Una volta fatto, andiamo direttamente a modificare alcune cose nella cartella di FIFA 23. Quindi andiamo su FIFA, proprietà di FIFA, andiamo un attimo su compatibilità, andiamo a disabilitare così l'ottimizzazione a schermo intero. Se in questo caso vuoi avviare FIFA come amministratore, avvialo e se non va, non mettere quella spunta. Andiamo nel percorso file di FIFA 23. Andiamo su EA Anti-Cheat Game Service. Questi due file ci interessano, sia il file DLL che l'applicazione EA Anti-Cheat. Andiamo su firme digitali dell'Electronic Arts Anti-Cheat. Andiamo a visualizzare così il certificato e andiamo anche ad installarlo. E poi fare sempre Next, prossimo ed installare così il certificato sia su Electronic Arts Anti-Cheat che Electronic Arts Anti-Cheat il file DLL. Fate la stessa procedura che ho fatto prima. Sempre avanti. Ok, chiudiamo tutto, saliamo un po' su, andiamo nella cartella Installer, andiamo nella cartella Electronic Arts Anti-Cheat su questa applicazione Anti-Cheat Installer. Prendiamo così FIFA 23, disinstalliamo FIFA 23, poi una volta fatto quello che ti consiglio di fare è installare di nuovo FIFA 23 e fare su Update. Quindi quello che vi consiglio di fare se in questo caso non dovesse funzionare tutta questa procedura nel cancellare, modificare alcuni file nella cartella di FIFA 23, quello che ti consiglio di fare è disinstallare il launcher. Quindi no, il gioco, disinstallare proprio il launcher o Steam o Electronic Arts. Disinstallando un launcher toglierai anche tutti i giochi del tuo launcher. Però prova a vedere se riesci a cancellare il launcher,
reinstallarlo e reinstalli anche FIFA 23. E una volta fatto, eseguilo come amministratore. Quindi, se questo video ti è stato utilissimo, io ti consiglio di iscriverti al canale, di attivare la campanellina e di lasciare un like. E noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. E se hai problemi, commenta. Ciao!